il futuro leader di questo centrodestra, secondo tutta questa discussione, questa analisi, non può essere Salvini. No, non può che non essere Salvini, ecco. Direi. I numeri dicono, i numeri delle ultime tornate elettorali, regionali e comunali, dicono che la prima forza politica all'interno del centrodestra è la Lega e quindi il leader riconosciuto è Matteo Salvini. Dopodiché, siccome i leader vengono scelti e devono essere consacrati non dall'alto ma dal basso, sì, io credo che saranno delle consultazioni, chiamiamole primarie, comunque sarà la volontà popolare a sancire chi sarà il leader di centrodestra. Io oggi non vedo alternative a Matteo Salvini. Detto questo, c'è poi l'aspetto fondamentale. Guardate, il centrodestra ha 10 milioni di elettori che ha perso e che si sono sentiti traditi in questi ultimi anni. 10 milioni di elettori che non hanno avuto più alcun punto di riferimento e o hanno votato Grillo, o hanno votato Renzi, o addirittura non sono andati a votare e alimentano quel 50% di elettorato che non vota. Ecco, è a quei 10 milioni di elettori a cui la Lega e Matteo Salvini si rivolge, partendo dai temi. Ci sono temi condivisi, ha detto bene Bocchino, ci sono alcuni temi che sono le parole d'ordine, i valori fondanti del centrodestra, immigrazione e sicurezza, ma ci sono anche alcuni temi su cui, ad esempio, con Forza Italia abbiamo delle visioni diverse. L'Europa, io voglio ricordare che Forza Italia nel Partito Popolare e insieme a Renzi e ai socialisti governano l'Europa e quindi dettano le linee di indirizzo della Commissione europea che a noi non piacciono. Sì. Quindi su questo tema inevitabilmente ci devono essere delle posizioni diverse. Chiarissimo, Molteni, non lo voglio interrompere. Il centrodestra è un cantiere aperto, è un cantiere aperto su cui bisogna lavorare.